Ok, ragazzi, la rassegna piace e quindi manteniamo questa rubrica. Naturalmente, per par condicio, vedremo prima un quotidiano più o meno normale, uno largamente spostato in una certa direzione e poi il suo opposto. Non vi rovino la sorpresa, ma avrete già intuito di quali tre quotidiani stiamo parlando. E a queste condizioni, che cosa potrà andare storto? In prima pagina, come potete facilmente notare, campeggia l'immagine di Putin che solitario sta scendendo le scale per raggiungere il leggio dove dovrà tenere un discorso. In pratica, Putin ha disarmato la Wagner e Prigozhin si trova in esilio. Naturalmente non so se l'effetto sia voluto, ma l'immagine trasmette l'idea di una persona sola. In difficoltà e anche relativamente piccola, guardate infatti quanto è grande la scalinata. Il Corriere della Sera ritiene, al pari di molte altre testate, rilevante il fatto che in Banca d'Italia Visco subentrerà Panetta e che il generale Figliuolo è stato nominato commissario straordinario con lo scopo di ricostruire l'Emilia-Romagna in tempi rapidi. La seconda pagina, come potete ben vedere, è dedicata invece all'economia. La Lagarde vuole continuare ad alzare i tassi di in interesse europei e il governo italiano naturalmente si infuria perché più vengono alzati i tassi, più i nostri imprenditori dovranno spendere per avere il denaro da investire. La notizia è naturalmente rilevante perché lo sviluppo economico dell'Italia potrebbe subire una brusca frenata nonché con la velocità del nostro sviluppo corriamo il rischio di farci male solo frenando naturalmente, però così è e c'è anche il rischio di finire in recessione. L'articolo comunque è relativamente equilibrato e il pezzo di fondo cerca di rassicurare gli italiani. Ah si alzano i tassi non è la fine del mondo aumenteremo il debito, vedremo di ripagarlo a rate più piccole per più tempo. Questo perlomeno è il pensiero del vicepresidente di Confindustria. La terza pagina è invece dedicata a Panetta, che sostituirà Visco alla presidenza della Banca d'Italia. Il Corriere della Sera ci tiene a farci sapere che il merito maggiore di Panetta sia stato quello di rifiutare un posto da ministro. Inoltre, per qualche ragione che sinceramente mi sfugge, un ulteriore valore aggiunto sta nel fatto che il governo abbia scelto lui con ben 4 mesi di anticipo. Incomoderate a tasso zero. No, scusate, quella è la pubblicità di sotto. Comunque sia, normalmente come fisiologico, quando bisogna nominare il presidente della Banca d'Italia scatta sempre la rissa. Scatta la rissa perché si tratta di un posto appetibile. Insomma, non è soltanto ben remunerato come incarico, conferisce prestigio, hai degli orari elastici e tutto sommato non devi lavorare più di tanto, ma puoi addirittura definire l'economia del paese giocando sui tassi e sui titoli che verranno emessi. Insomma, in teoria, se controlli la Banca d'Italia, controlli la nazione ed è quindi evidente lo sforzo di inserire qualcuno che la veda. Come il governo in carica. Poi, naturalmente, il governatore della Banca d'Italia, come lo chiamano attualmente, è un'autorità a sé stante, non risponde a nulla a nessuno, però, se segue la politica del governo è meglio. E a questo giro il Corriere parla di Ucraina e di Russia soltanto da pagina 5 in poi. In pratica, Vladimir Putin ha fatto un discorsone in cui ha spiegato che tutti i mezzi pesanti della Wagner, carri armati, unità antiaeree e quant'altro sono fornite da Mosca. Oltretutto, Mosca paga cifre mostruose alla Wagner per restare in efficienza. Ora, Putin è stato pressoché acclamato. Ma in realtà se Putin fosse stato un presidente occidentale e avesse raccontato questa cosa alla nazione, Verosimilmente l'avrebbero fatto cadere in tempo zero. Intendo dire, tu hai finanziato per miliardi di dollari equivalenti un esercito privato che stava venendo a spodestarti a Mosca. Non so te, ma personalmente io un capo di stato così non lo terrei. E invece alcune fonti russe riferiscono che il gradimento di Vladimir Putin è tornato al 90%. Insomma, pare che ovunque ci sia una rissa e quantunque Vladimir si impegni per peggiorare la situazione, venga premiato invece che sanzionato. A pagina 6 invece il Corriere riconosce che ci saranno delle purghe e che Vladimir Putin ne esce gravemente indebolito. Eh sì, riorganizzare gli uffici dei funzionari sostituendo i funzionari stessi è sempre una gran brutta scocciatura. Però Vladi, già che ci siamo, fai rimuovere anche i fermacarte e soprattutto i tagliacarte dalle scrivanie. Lo dico per il tuo bene, Vladi. E infine, l'ultima pagina dedicata alla questione russo-ucraina è quella della diplomazia. Il cardinale Zeppi va in missione a Mosca per portare il messaggio di Papa Francesco. Ma Cardinale, bisognava per forza andarci a Mosca? Non bastava una raccomandata con ricevuta di ritorno? Passiamo ora al giornale più malettaro e, per quanto mi riguarda, anche scandaloso, non scandalistico, letteralmente scandaloso, d'Italia, e cioè il Fatto Quotidiano. L'intera prima pagina è infatti dedicata a eventi negativi, evidenziati proprio panca bestia dai titoli e occhielli. Notate infatti la photoshoppatissima Brambilla che sembra alla guida di una Maserati per bambini. Oppure la vignetta che vorrebbe essere umoristica dello zio Sam che punta il dito contro di te e dice ti voglio vivo o morto. E poi naturalmente ci sono tre occhielli che più che occhielli sembrano occhiatacce. Il primo ci fa sospettare che il petrolio russo scorra ancora potente nelle nostre pompe di benzina e diesel principalmente. Il secondo comunica che Stoltenberg resterà ancora per un anno a guidare politicamente parlando la Nato proprio perché Prigozin ha tentato il golpe. Alcune connessioni francamente mi sfuggono, ma... Le analizzeremo e le approfondiremo qualche pagina più avanti. E infine c'è un pezzo dedicato a Lukashenko, il quale da fine diplomatico e parlatore qual è, si sarebbe rivolto a Prigozin dicendogli chiaramente: Guarda, che se continui così fai la fine dell'insetto. Ed è così che Prigozin ha capitolato e ha deciso di raggiungere in data odierna il suo hotel senza finestre, in Bielorussia. La seconda pagina è dedicata al più o meno fallimento di Visibilia, società che fa capo alla Sant'Anchè. Il giornale ci tiene a far sapere che il politico imprenditore girava, anzi che girava, sfrecciava i maserati mentre i dipendenti non ricevevano lo stipendio. Nell'articolo in basso si rileva come Renzi e Italia Viva non abbiano tanta fretta di fare giustizia e giustizialismo, probabilmente sempre secondo il fatto perché Visibilia, la società della Sant'Anche, aveva rapporti d'affari con il Riformista, giornale di Alfredo Romeo, amico di Renzi. Detto fra parentesi, Alfredo Romeo non solo era l'editore del riformista, ma è stato anche colui che ha nominato Renzi direttore di quella testata. Nella prima pagina dedicata agli esteri vediamo Lukashenko in versione diplomatico in grande spolvero. Praticamente viene ribadito che ha convinto Prigozhin a mediare, cioè a ritirarsi in esilio in Bielorussia, semplicemente dicendogli guarda che Putin ti schiaccia come una pulce. Non è che per caso Lukashenko sta sottilmente sottintendendo che Putin ha un problema di pulci? Si accenna poi alla cocciutaggine di Papa Francesco che vuole proprio trovare un accordo con Putin a tutti i costi. E infine il Fatto Quotidiano rileva come i giornalisti della RAI, a distanza a Mosca, non parlino russo. E come invece i giornalisti più competenti siano stati trasferiti da Mosca in Egitto. E tutto solo ed esclusivamente perché hanno ripreso la propaganda russa, ripetendo paro paro queste tesi in Italia. Ma non mi dire. Ah! Seguono poi due pagine a sfondo complottistico per la felicità degli italici Napalm 51. Secondo il fatto, infatti, le grandi compagnie petrolifere europee, fra cui Eni, acquisterebbero il petrolio raffinato dall'India, la quale a sua volta si rifornirebbe di idrocarburi grezzi dalla Russia. E poi, naturalmente, gli imprenditori occidentali, brutti e cattivi, acquisterebbero e trasborderebbero direttamente il petrolio da nave a nave invece di rivolgersi a un terminal. Lo scambio di petrolio in alto mare, secondo il fatto quotidiano, fa molto contrabbando. In realtà, come la stessa Eni attesta, gli scambi di petrolio in mare sono stati solo ed esclusivamente due, per minimizzare i costi del trasferimento e per evitare di dover perdere tempo al terminal. Mi spiego meglio, se tu lo scambio di petrolio lo fai per così dire a terra, devi aspettare il tuo turno al terminal e il costo medio di questa operazione è di circa 250.000 euro. Viceversa, se fai uno scambio di petrolio in alto mare da nave a nave, spendi soltanto 25.000 euro, cioè 10 volte meno. E inoltre, naturalmente, l'acquisto di petrolio raffinato dall'India è perfettamente legale. L'importante è che il petrolio russo non venga acquistato a prezzi superiori rispetto a quelli consentiti dai nostri pacchetti di sanzioni. Quindi, fino a quando gli indiani acquistano il petrolio russo a prezzi stracciati e ricavati non consentono a Zio Vlad di acquistare nuove armi e fabbricare nuovi mezzi di distruzione di massa, siamo tutti contenti. Alla faccia del fatto. No, battute a parte, il fatto dà atto di queste informazioni nel corpo dell'articolo, ma l'occhiello, come sempre, è tendenzialmente scandalistico. E infine, sempre sul fatto, nella rubrica radar troviamo il pezzo di Mini. Mil propaganda, mille verità per un singolo evento, dove il generale Mini, se non sbaglio è un generale, affronta l'argomento delle mille, mille versioni sull'ammutinamento di Putin e alla fine ritiene folle e decisamente improbabile ricondurre tutto quello che è successo nel fine settimana a un attentato false flag oppure a una farsa. Passiamo a Libero che poi sostanzialmente è la versione speculare del fatto ma con un punto di vista decisamente di centrodestra o di destra. -spì. Libero ci tiene a evidenziare tre notizie. Primo, la compagna di Ellis Lane sta con Saviano e qua sembra praticamente un affare scandalistico, cioè sembra un trisom, un tradimento, una cosa da bippi loro, se sta con Saviano peggio per lei. Poi naturalmente l'appendino è esattamente identica a Grillo, posto che è stata condannata anche in appello per omicidio colposo, quindi fra i due non ci sono proprio differenze, secondo l'articolista di Libero. E infine naturalmente il PD in Emilia Romagna è stato commissariato. Arriva il generale Figliuolo a ricostruire. Ecco, il commissariato sarebbe il presidente della Regione Romagna. Ora io non sono bravissimo in diritto amministrativo, ma lo Stato ha determinate competenze, la Regione ne ha altre. Se arriva figliuolo, verosimilmente figliuolo arriva per sistemare ciò che è di competenza dello Stato. E quindi, sinceramente, queste polemiche non le capisco e francamente non capisco neanche se effettivamente dare le notizie così possa aiutare a vendere qualche copia in più. Personalmente dubito. La seconda pagina è dedicata integralmente alla cronaca interna e sì, ci sono per l'appunto degli spunti umoristici in canale. Intendo dire, guardate quel compagne d'assalto per lasciare intendere che la compagna della Schlein sia per l'appunto una compagna nel senso comunista del termine. Per non parlare poi del titolo vero e proprio, la donna della Schlein corre in tribunale per tifare a favore di Saviano e contro la Meloni. Ma dico io, vi sembra il modo di dare le notizie? Vi sembra una notizia rilevante o che possa interessare a qualcuno? No, perché intendo dire, se la Schlein fosse stata una stratopada paura, una strabippa imperiale, posso capire che la notizia che abbia una donna sia rilevante e possa ferire parte del pubblico maschile. Perché intendo dire, non è per essere scorretti, Lashley è sicuramente un tipo, a qualcuno piacerà anche, ma non è quella bellezza per tutti. Ecco, scusate un secondo. Joe, scusa, ma che cavolo mi hai scritto sul gobbo? Sei in vacanza? E a chi hai lasciato l'onere di prepararmi il discorso? A Vittorio? Davvero? Battute stupide a parte, mi domando, ma realmente a cosa serve questo pezzo? La compagna della Schlein va a fare il tifo per Saviano contro la Meloni. Ok, ci sta, ma è così rilevante la cosa? Intendo dire, troverai sicuramente qualcuno di sinistra che appoggia Saviano e dà contro la Meloni a prescindere, anche quando è la Meloni a essere parte civile slash persona offesa degli iscritti di Saviano. Il che è assurdo e censurabile sotto una molteplicità di profili. Intendo dire, verosimilmente, passi una vita a difendere le donne, quando c'è una donna vittima, ma è vittima di destra, di un uomo di sinistra, va tutto bene, il problema non si pone. Quando per l'appunto è una vittima di diffamazione, il problema non si pone se questa è di destra, a prescindere dalla sua identità. Queste cose qui ovviamente non vanno bene. Ma in che modo il fatto che la compagna della Schlein abbia questi hobby o perlomeno faccia il tifo per Saviano può influire sulla politica del PD e del suo segretario? Non può, e quindi è una notizia inutile, anzi, non è neanche una notizia, è qualcosa che viene dato esclusivamente per demolire l'immagine del segretario del PD. E ragazzi, ve lo sta dicendo qualcuno che il PD per un bel pezzo non lo voterà. Anche perché francamente le persone come me di solito guardano la sostanza, non la forma. Come segretario di un partito dovresti avere delle proposte serie da portare avanti. Poche ma buone. E invece ti ritrovo a fare l'influencer con titoli del genere e con operazioni simili a questa. Perché il problema della RAI naturalmente è il fatto che può promuovere la natalità. Non è la qualità delle informazioni o delle trasmissioni, che detto fra parentesi è colata a picco da illo tempo. Insomma, invece di buttarle in cacciara, sarebbe davvero interessante parlare di giornalismo d'inchiesta, ma farlo a 360 gradi. Perché il giornalismo d'inchiesta è naturalmente una grandissima risorsa, ma alcune volte, se diretto male, può creare dei gravissimi danni. In questa sede mi limito a lanciare uno spunto di riflessione. Uno dei principali problemi del giornalismo d'inchiesta è la questione etica. Il giornalismo d'inchiesta spesso coinvolge l'uso di fonti anonime e di informazioni riservate che possono essere ottenute tramite metodi discutibili, come l'intercettazione delle comunicazioni o il pagamento di somme non proprio in bianco. Ecco. Queste pratiche sollevano questioni sull'etica del giornalismo e sulla responsabilità di proteggere le fonti e rispettare la privacy delle persone coinvolte. Un altro problema è la possibilità di errori o inesattezze nella ricerca e nella presentazione dei fatti. Il giornalismo d'inchiesta richiede un'analisi approfondita e accurata delle informazioni raccolte ma a volte gli errori possono essere commessi anche durante il processo di ricerca o di presentazione dei fatti e questo può portare a conseguenze negative per le persone coinvolte, come diffamazione o danni alla reputazione, del tutto ingiustificati. Infine ci sono anche le questioni relative all'indipendenza del giornalismo d'inchiesta. Il finanziamento da parte di organizzazioni o individui con interessi specifici può influenzare l'agenda del giornalista o la sua capacità di investigare e riferire in modo obiettivo. Inoltre, la proprietà dei media può influire sulla loro capacità di condurre inchieste indipendenti, poiché i proprietari possono avere interessi finanziari o politici che giustificano e orientano il lavoro giornalistico. Nel caso specifico, Sarebbe meglio parlare di queste problematiche, del fatto che in una TV pubblica il giornalismo d'inchiesta deve essere approfondito, deve rispettare determinate procedure, avere determinati paletti e poi naturalmente c'è il nodo delle persone a cui si risponde. La TV pubblica normalmente per definizione ha una leadership politica che gestisce questi contenuti. E non è neanche ammissibile che a seconda del governo che sia al comando vengano eseguite inchieste: poi ripeto, bisogna anche valutare la qualità delle inchieste, che tendono sempre e comunque ad attaccare la parte avversaria, senza avere le prove e senza seguire un metodo rigoroso. Report è una bellissima trasmissione, ma è assolutamente necessario che le informazioni raccolte e pubblicate vengano verificate molto meglio di quanto avviene ora, perché capitano anche dei casi in cui il Report fa un grandissimo scoop che poi si rivela ben poca cosa o addirittura inesistente. Insomma, è di queste tematiche che bisognerebbe parlare a livello politico, non certo pubblicità alla natalità sì oppure pubblicità alla natalità no. Queste non sono cose serie, le cose serie sono altre. E poi naturalmente c'è la cronaca Estera a pagina 12, perché evidentemente non è una priorità di Libero. Libero nasce per altri motivi, ecco, certamente non per diffondere informazioni su Cronaca Estera. C'è la prima notizia, caos al Cremlino, Mosca apre le porte all'inviato del Papa e Lukashenko superstar, ma ora Putin lo teme. Cosa e questo sarebbe il titolo di testa senza offesa per nessuno io sono sicuro che il cardinale inviato a mosca dal papa sia una persona dignissima ma il fatto è che questa operazione sarà sostanzialmente inutile intendo dire vi siete resi conto che il cardinale non ha neppure pubblicato la sua agenda questo significa non che la stia tenendo segreta, ma che ancora non c'è certezza su chi potrà incontrare a Mosca. Si parla forse di Kirill, si parla forse anche di Putin. Intendo dire, questa missione non nasce sotto i migliori auspici. Parti e non sai ancora con chi potrai parlare, e per quanto tempo e di cosa. Non ha il minimo senso. O comunque è altamente indicativa circa la volontà di non portare avanti una trattativa seria da parte di Mosca. E poi, davvero parliamo di Lukashenko come superstar? Certamente il palco ieri l'ha rubato, ma nel senso comico del termine. Ci ha fatto la telecronaca di una telefonata e della genesi della telefonata. Alla fine si è preso a parolacce con Prigozhin e poi l'ha convinto a mollare tutto per venire in Bielorussia, tra l'altro in un hotel senza finestre. Sinceramente, trovo più interessante l'articolo nella parte bassa della pagina, dove si parla di Wagner e di interessi russi in Africa e in particolar modo in Libia. Almeno in quell'articolo si spiega ai lettori come la Russia sta cercando di consolidare il proprio potere e la propria influenza in Africa e come noi europei dovremmo intervenire per evitare che ciò accada. Poi c'è un titolo incomprensibile, per non dire inserito a. Ma va, i toni! Ma io stavo per dire a caso! Insomma, qui si parla di un altro scacco per Putin in relazione ad un ingegnere italiano che è stato fermato per possesso di sostanze illegali e che si è dato alla macchia invece di restare a domiciliare in Russia. Ora, con tutta la buona volontà, non vedo cosa c'entri Putin. Va bene che lui manda una marea di gente dietro le sbarre e qualche volta anche sottoterra, ma comunque non è mica lui il PM, non è mica lui incaricato di controllare i detenuti o le persone domiciliari. Che responsabilità ha qui? Nessuna! E infine, nella pagina seguente, per fare contenti anche i filoputiniani, Libero afferma senza mezzi termini che Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, è davvero un pessimo elemento. Anzi, è il peggior vicepresidente di sempre. E se mi chiedete il perché, non sono in grado di rispondervi! Vi ho già detto che non mi occupo di gossip. Ho oh, a proposito. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video potete diventare un Patreon oppure ancora, senza spendere un centesimo, potete mettere un bel like al video stesso, potete diffonderlo, condividerlo con gli amici interessati, potete perfino iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere informati sulle nuove uscite. Se non lo farete, in un futuro remoto, eventuale e soprattutto alternativo, un giorno o l'altro Lukashenko potrebbe chiamarvi per errore e riferirvi che Vlad vuole schiacciarvi come una pulce. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie a tutto e per tutto e a presto.